Ciao a tutti e bentornati sul canale Jim Girimoto. In questo video faremo l'unboxing del casco B-Fast Connect, prodotto e distribuito da motoabbigliamento.it. Questa è l'evoluzione del già conosciuto B-Fast Connect, solamente che la differenza è quella per cui questo casco è stato aggiornato e rispetta la normativa EC2206. E oltre a rispettare questa normativa, hanno migliorato quello che è l'aspetto dell'interfono integrato. Ma bando alle ciance, andiamo a spacchettare. Ed ecco qui il contenuto della scatola. Come vedete è molto semplice, non c'è più nulla. Abbiamo le istruzioni in questa sacchettina di plastica, che se riesco ad aprire riesco anche a mostrarvela. Eccola qui. E all'interno abbiamo le istruzioni di come si utilizza l'interfono anche in italiano, quindi ottimo. Poi abbiamo il cavetto di ricarica dell'interfono, eccolo qui, è anche abbastanza lungo, fa sempre comodo. Bene, adesso andiamo a vedere cosa si cela qui dentro. Ed eccolo qui il nostro B-Fast Connect in colorazione fluo perché risultiamo più visibili e quindi maggiore sicurezza. Allora, come ricordavo prima, questo casco è omologato EC2206, quindi abbiamo una visiera più spessa e devo dire che si sente che il casco è nuovo perché gli scatti sono ancora un pochino da oleare. Quindi va bene. Poi qui di lato vedo che c'è lo sgancio per la visiera, quindi adesso non ho lo sgancio, però sono su tutti e due i lati. Poi andiamo a vedere la viserino parasole, è azionabile da questa leva che stranamente è posta qui sotto. Solitamente io sono abituato a trovarlo o sul lato qui o molto comunemente su questa parte qua del casco, invece qua B-Fast l'ha messo qui sotto, quindi anche qui sarà una di quelle cose che andrò a testare per capire se effettivamente risulta comodo o meno. Allora, è un casco questo che pesa circa 1800 grammi, perché abbiamo 1650 grammi di casco e 170 grammi circa di interfono, e quindi si arriva a questi famosi 1800 grammi. Questo casco, non l'ho detto prima, ma è un casco omologato PGA. Cosa significa? Che ha passato l'omologazione sia per essere utilizzato a casco aperto sia a casco chiuso, quindi in modalità casco integrale, e per questo motivo sicuramente ci sarà il meccanismo di blocco della mentoniera. Quindi vado a bloccarla, vedete che fa un minimo di gioco, ma questo è normale, però è bloccata, no? Quindi su questo siamo completamente sicuri. Qui abbiamo il microfono dell'interfono, qua abbiamo la, mettiamo qui, la chiusura micrometrica classica dei caschi, diciamo, modulari anche di B-Fast. Poi direi di andare a vedere direttamente a questo punto le prese d'aria. Allora, ne abbiamo una qui posta davanti, adesso la vediamo meglio, e poi abbiamo questa qui posta sulla parte alta della nuca, e qui abbiamo le fuoriuscite, quindi sono due fuoriuscite che di fatto è un'unica fuoriuscita che però è stata suddivisa in due, ma è solamente un fattore estetico. Non ci sono, come negli altri caschi che ho provato, delle posizioni intermedie, quindi o tutto aperto o tutto chiuso, ma questo è. Allora, parliamo di un casco che si aggira intorno ai 200-220 euro, un casco che possiamo definire entry level, però attenzione, è un casco entry level di
ottima fattura che ci dà la possibilità di avere un interfono integrato. Infatti, come potete vedere qui, abbiamo il nuovo interfono B-Link e, a parte che è molto più integrato rispetto al modello passato, sembra fatto anche meglio rispetto alla versione precedente. Ma poi la cosa importante è che questo interfono risulta compatibile anche con altri interfoni di marche differenti. Per cui se abbiamo un nostro amico che ha un interfono della Sena piuttosto che Midland, teoricamente potremmo collegarci. O perlomeno Bifas ci dice che lui è compatibile anche con gli altri interfoni. Spesso capita che di fatto si hanno un migliaio di complicazioni per cui alla fine non ci si riesce a connettere. Questo interfono copre una distanza di circa 500 metri, per cui in una condizione di campo aperto abbiamo la possibilità di raggiungere questa distanza teorica. Sappiamo benissimo che di fatto è impossibile riuscire a trovarci in una condizione tale, però di fatto la casa dice questo. Abbiamo Bluetooth 5.0, possiamo collegarci ovviamente sia col passeggero contemporaneamente anche con un altro interfono, possiamo ascoltare la musica, il navigatore, insomma tutte quelle cose che altri interfoni più costosi ci consentono di fare. Ed ora andiamo a vedere gli interni. Allora andiamo subito a sganciare qui la mentoniera e come potete vedere, adesso mi inquadro meglio, magari da qui si vede di più, abbiamo degli interni molto soffici, molto morbidi, tipo memory foam anche qui, no? Ovviamente non avrà quel materiale, però sono molto confortevoli, quindi secondo me sono fatti veramente molto bene. Ovviamente dobbiamo sempre rapportare quello che abbiamo con quello che spendiamo, quindi qualità-prezzo, secondo me Bifast, oltre al casco, insieme a tutti gli altri suoi prodotti, è imbattibile. Attenzione, abbiamo gli interni staccabili e quindi li possiamo lavare, cosa che non si deve mai dare per scontato. Bene, ora non mi resta nient'altro che testare il casco. Come ben sapete, io percorro circa 1000-1500 km prima di dare delle opinioni e così farò anche per questo casco. Siamo a ottobre, quindi girerò in condizioni in cui troverò spesso pioggia, freddo, nebbia e speriamo anche un po' di sole, e verificherò effettivamente la bontà di questo casco, che testato in queste condizioni secondo me è la cosa migliore, perché ho la possibilità di verificare a tutto tondo come si comporta questo Bifast Connect. E dopo questo unboxing non ti resta nient'altro che mettermi un like se ti è piaciuto il video, iscriverti al canale se non l'hai fatto, mannaggia se non l'hai fatto, e se hai delle curiosità scrivimi nei commenti, sarò ben lieto di poterti rispondere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!